Giovannelli, presidente dell'associazione Contrada la Rocca. Anche quest'anno una edizione del Presepe Vivente. Sì, abbiamo ripreso dopo un periodo di riposo, anche quest'anno abbiamo voluto rifare il Presepio Vivente in collaborazione con partecipando e la chiesa, che il parroco Donaldo è stato molto disponibile, molto contento. La collaborazione con Partecipando, appunto, è un'associazione di giovani, quindi è anche importante per dare una certa continuità. Sì, Partecipando sono giovani molto attivi, si sono dati molto da fare, quei ragazzi, quei più piccolini, allietando la giornata, questi bambini facendo le varie giochi. Due le novità fondamentali di quest'anno, anche i bambini delle scuole elementari che si sono esibiti nel coro. Sì, anche quest'anno ecco, molto importante la collaborazione dei bambini delle scuole, le maestre si sono prodigate per farle cantare, per questo piccolo coro, diciamo, che poi speriamo un altro anno si espande, speriamo che si espanda. Per l'edizione del Presepe di quest'anno anche una collaborazione con la scuola elementare Manzù. Sì. Di quante classi parliamo e di quanti bambini? Parliamo di due classi, la terza B e la quinta B, e hanno cantato praticamente due canzoni nel momento dell'adorazione dei magi e dei pastori alla capanna di Gesù Bambino. Durante il periodo natalizio facciamo tutta quanta una serie di manifestazioni all'interno della scuola con i bambini, tra cui anche canti e poi mostre mercato, eccetera. E visto che comunque c'era anche il Presepe Vivente qui nel paese, la Contrada la Rocca ha chiesto la collaborazione della scuola e due classi hanno dato la disponibilità in giorni comunque non lavorativi di venire qua e animare anche noi a modo nostro. Quindi l'appuntamento è per il prossimo anno? Beh, sicuramente sì, volentierissimo. Giorgio Petricca, presidente dell'associazione Partecipando, un'associazione giovane e di giovani, partita nel febbraio scorso. Oggi avete collaborato con il Presepe Vivente, ma avete anche messo in atto tante altre iniziative per questo Natale. Sì, praticamente abbiamo fatto una festa per i bambini da febbraio ad oggi, abbiamo fatto tutti gli eventi per i bambini. Ieri abbiamo organizzato l'animazione per i bambini in piazza e giardinetti. Oggi ci è stata data l'opportunità di fare anche il presepe, che è stata un'esperienza bellissima per tutta l'associazione. In più abbiamo il nostro stand qui sempre per fare i giochi di bambini anche per i propri adulti, cercando di riportare un po' lo spirito natalizio nel paese. Quindi tutti i ragazzi giovani e con tanta voglia di fare, perché avete organizzato tanti altri eventi prima di questo Natale. Sì, noi siamo tutti giovani cresciuti nel territorio d'Ardea e sappiamo un po' quali sono le problematiche del comune, sappiamo dove purtroppo il comune ha delle lacune. Quindi cerchiamo di riportare un po' quello che è stata la nostra giovinezza, perché quando noi eravamo piccoli le feste c'erano, crescendo le feste sono andate sparendo, e quindi cerchiamo proprio di fare questo.
Grazie.